L'Europa vinta dall'Italia per 3-2. E comincia allo stadio San Paolo di Napoli, dove sta appunto cominciando l'incontro fra Napoli e Empoli, mentre si deve registrare subito il primo gol in Serie A a Como, Como 1, Inter 0, assegnato Invernizzi del Como. La partita è cominciata, quella di Como è cominciata qualche secondo prima dell'incontro di Napoli e appunto il Como è già in vantaggio. In questo incontro vediamo il Napoli per la prima volta leader della classifica dopo la vittoria contro la Juventus capolista nella partita prima della conclusione, prima della pausa, prima della sosta. Il Napoli è diventato leader della classifica con 2 punti di vantaggio sulla stessa Juventus, sull'Inter e sulla Roma. Napoli 14, Juventus, Inter e Roma hanno 12 punti. L'Empoli ha 6 punti ed è al quart'ultimo posto della classifica. In questo primo tempo il Napoli maglia azzurra attacca da destra verso sinistra. Napoli gioca con Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario e Renica, Romano, De Napoli, Giordano, Maradona e Carnevale, mentre vediamo Diego Armando Maradona che sta per battere il calcio di punizione in favore del Napoli concesso dall'arbitro dell'incontro, che è Rosario Lobello di Siracusa, che dirige con la collaborazione dei giudici di linea Morgante e Roncone. Ecco la punizione di Maradona, esce il portiere Drago, impresa, fa sua la palla nell'area di rigore. Ed eccoci appunto al rinvio di Drago, portiere della squadra empolese, che aveva avuto un brillantissimo avvio di partita, di campionato, nel suo debutto in Serie A con 2 vittorie, poi ha avuto una lunga serie negativa di sconfitte, appena interrotta. Adesso l'Empoli ha 6 punti in classifica con un bilancio di 3 vittorie e 6 sconfitte. Ancora non ha mai pareggiato ed è l'unica squadra in Serie A che non ha mai pareggiato neanche una partita. Ecco una discesa napoletana con Carnevale che va al tiro, ancora Drago para in 2 tempi, sulla ribattuta stava per intervenire Giordano. Intanto un altro risultato che è cambiato in Serie A: a Torino Juventus 1, Atalanta 0, ha segnato Bonini. Cerca la Lippe. Metti la Roma lì in caso. Azione ancora di difesa dell'Empoli, che sta controllando l'avvio molto rabbioso da parte del Napoli, molto pericoloso da parte del Napoli nelle primissime fasi di gioco. Ecco Ekström, centravanti della formazione empolese, è stato ingaggiato da poche settimane. Ancora lanciato Ekström, che non riesce a agganciare questo lancio. Ekström, svedese, autore già di 4 gol nelle partite di qualificazioni della nazionale svedese, che è proprio nello stesso girone
in cui milita l'Italia, quindi la Svezia sarà avversaria dell'Italia, la Svezia di Ekström. Ecco Giordano, ma Rosario Lobello ha già fermato il gioco. Ecco l'allenatore Bianchi, allenatore del Napoli. Con numero 7 vedete Carnevale e vedete Romano. Pallo su Maradona. E ancora un calcio di punizione in favore del Napoli. Per un fallo di Salvadori su Maradona. Maradona finge il tiro da lontano, poi c'era un buon pallone, ma l'arbitro ha fermato per fuorigioco. Buon pallone per gli attaccanti del Napoli, ma c'era un fuorigioco che l'arbitro aveva già ravvisato prima dell'intervento del portiere Drago. Ancora paure per la formazione empolese, che sta sostenendo un peso notevole in difesa in queste prime battute di gioco. Ancora Maradona in azione. De Napoli. C'è un controllo impreciso. L'arbitro aveva già fermato il gioco. Un altro calcio di punizione per il Napoli. La via Giordano. Intervento di Carboni. Salvadori e Picano battono questo calcio di punizione. Picano cambia metro di qua, di là. Dove andiamo? Primo gol in Serie B, Genoa in vantaggio sul Modena 1-0. Ecco Salvatore Bagni, lancio per Maradona, è un po' troppo lungo il lancio e poi intervento della difesa in calcio d'angolo. Primo angolo per Napoli. Vediamo Francesco Romano che batte il primo calcio d'angolo per il Napoli. Esce portiere Drago, palla che schizza ancora fuori. Ecco il Napoli che batte il secondo calcio d'angolo, colpo di testa di Ekström. Intanto si registra il secondo gol del Genoa, quindi in Serie B Genoa 2, Modena 0. Vediamo anche la formazione dell'Empoli completa. L'Empoli che presenta Drago, Vertova, Gelain, Brambati, Picano, Salvadori, Cotroneo, Urbano, Ekström, Della Monica e Mazzarri. Romano. Carnevale. De Napoli. Ferrario. Maradona. Pallo su Maradona.
mentre viene ammonito il giocatore che ha commesso il fallo sul napoletano. Un avvio piuttosto vivace da parte del Napoli, con alcune occasioni già sufficientemente pericolose, sbrogliate da Drago e dai difensori dell'Empoli con un po' di difficoltà. Ecco ancora il portiere Drago che esce. 10 minuti e 50 secondi, sempre 0-0 a San Paolo fra Napoli ed Empoli. Andiamo Giordano che va a disturbare in qualche modo portiere Drago, Renica, Romano, Carnevale, Bagni, palla recuperata da Cotroneo. Maradona, ancora uno spunto brillantissimo dell'argentino che va al tiro, il rasoterra insidioso di Maradona è controllato dal portiere Drago che vede incrementare il suo lavoro in queste prime battute di gara con un Napoli, anche e soprattutto un Maradona molto brillanti. Romano, ma la rimessa in gioco deve essere ripetuta. Vediamo Ferrario che va a controllare Mazzarri. La rimessa in gioco è napoletana con Nando De Napoli. Romano. Troppo lungo il lancio. Tredici minuti di gioco, 0-0 al San Paolo fra Napoli e Empoli. Bruscolotti, Renica, Romano, Ferrara, Bagni, ancora Bagni, Ferrara, per Maradona il colpo di tacco e il Napoli con Carnevale sfiora il gol, un assist vero e proprio di Maradona, aveva liberato Carnevale a pochissima distanza dalla porta dell'Empoli, la difesa empolese è riuscita in qualche modo a cavarsela con una deviazione provvidenziale che ha dato il terzo angolo al Napoli, ma ha salvato ancora una volta la porta dell'Empoli. Ecco l'angolo di Maradona, il portiere Drago in tuffo ancora e poi arriva Brambati che di testa conferma ancora, ribadisce in calcio d'angolo. Dalla parte opposta si sposta Maradona per questo quarto angolo in favore del Napoli, avvio quasi schiacciante del Napoli, ecco l'angolo che sta per essere battuto, è Bruno Giordano dalla bandierina, mischia ancora con un salvataggio da parte di Della Monica. Della Monica ancora, Mazzarri, troppo lungo il lancio per Maradona.
La rimessa dal fondo del portiere Drago, super lavoro per Drago e per tutta la difesa dell'Empoli. Colpo di testa di Romano, ancora verso Maradona, di fronte a lui c'è Salvadori. Maradona si libera di due avversari, effettua il cross al centro, colpo di testa di Picano, riprende Carnevale, ripropone per Bagni da fuori area, il tiro di Bagni traversa, colpita dal Napoli. Ancora vicinissima al gol la squadra napoletana, mentre la difesa dell'Empoli ormai sottoposta a un assedio, un martellamento continuo. Ecco inquadrato Salvatore Bagni che al quindicesimo ha colpito una traversa con un tiro dal limite a portiere ormai battuto dopo l'azione nuovamente tambureggiante della squadra napoletana. Empoli in grande difficoltà, Napoli che preme, che schiaccia, che sfiora il gol, ma che ancora non è riuscita a passare. 16 minuti e 20 secondi, 0-0 fra Napoli ed Empoli, mentre il Napoli con Maradona sta per battere un calcio di punizione. Solite perdite di tempo sulla disposizione della barriera, ecco c'è Giordano a fianco a Maradona, da questa posizione un mancino come Maradona batte, ma questa volta traiettoria decisamente alta. Giordano sta disputando la sua 200ª partita in Serie A. Le ha giocate quasi tutte nella Lazio, salvo poi quelle giocate con il Napoli da quando è passato dalla Lazio al Napoli. Le uniche due squadre con cui ha giocato in Serie A e con cui ha giocato in assoluto Giordano sono state appunto la Lazio e il Napoli. Lobello ha comandato il calcio di punizione, batte adesso Bruscolotti per Romano. Ferrario, Maradona. Colpo di testa di Picano. Poi c'è anche Ekström. Forse un intervento su Bagni, l'arbitro comunque ha fatto proseguire per il vantaggio ed ecco Brambati, Picano, cerca come vedete di rallentare un po' il ritmo la squadra empolese che finora è stata sottoposta a un lavoro micidiale per gli attacchi del Napoli. C'è un po' di nervosismo fra Drago e Giordano. Ammonito Drago. Intanto a Como, Como è stato raggiunto da Panna, ha pareggiato l'Inter con Panna, quindi Como 1, Inter 1, gol di Invernizzi per il Como e di Panna per l'Inter. A Firenze la Fiorentina è in vantaggio sulla Roma per 1-0 con un gol di Ramon Diaz. Fiorentina 1, Roma 0, gol di Diaz. Ecco in azione Bagni. De Napoli. Palla intercettata da Della Monica.
Romano riesce in qualche modo a fermare un'azione di replica dell'Empoli. È rimasto a terra Della Monica, numero 11 dell'Empoli. Interruzione dopo 20 minuti e mezzo. Picano verso Ekström. Brambati. Bruscolotti. Ferrario. Ancora Ferrario insegue il pallone in una zona tranquilla per la difesa del Napoli. Romano. Scivola Carnevale, ne approfitta Vertova, ma il Napoli subito recupera il pallone e macina ancora gioco a centrocampo con Bagni. Adesso Giordano. Su Giordano c'è stato questo intervento di Vertova. Brambati, anticipato in qualche modo Ekström da Ferrara, con palla però che era finita in fallo laterale, quindi l'arbitro ha segnato la rimessa in gioco all'Empoli con Urbano. Cremonese in vantaggio sulla San Benedettese con un gol di Gualco, 1-0. Renica riesce a fermare la palla evitando il calcio d'angolo. E Bagni, Romano, fuorigioco di Della Monica. Ferrario, quasi sempre libero Ferrario, non ha un avversario specifico, un punto di riferimento preciso, perché l'Empoli è quasi tutto racchiuso in difesa, lasciando solo a Ekström il compito di essere più avanzato. Ecco infatti Ekström che era l'unico nella metà campo avversaria. Esce Garella. Intanto a Firenze la Roma ha pareggiato con Pruzzo, colpo di testa di Pruzzo, Fiorentina 1, Roma 1. Ecco in azione Della Monica, insieme a Mazzarri, lancio verso Cotroneo, controllato dalla difesa del Napoli, Bagni. Discesa ancora di Bagni verso Giordano, buono spunto di Giordano, cross pericoloso di Giordano, colpo di testa di Gelain, riprende Romano, palla Carnevale, solo Carnevale, e manca una incredibile occasione. Carnevale praticamente a porta vuota ha avuto il tempo di aggiustarsi la palla per il tiro, di prendere la mira, e incredibilmente ha fallito una delle più clamorose occasioni che possano capitare ad un calciatore, con palla ferma, controllabile davanti alla porta, con l'avversario, con il portiere Drago che ormai era tutto sbilanciato. Ancora Napoli vicinissimo al gol, ancora gol incredibilmente mancato dalla formazione partenopea, sempre 0-0 al 24esimo minuto e 50 secondi. Ecco Bagni in azione. Rimessa in gioco di Bruno Giordano. Bagni.
Ferrara viene in avanti ed è Cotroneo che sbroglia davanti all'area di rigore, riprende Bruscolotti. In Serie B, Campobasso in vantaggio con un gol di Parpiglia, Campobasso 1, Cesena 0, gol di Parpiglia. Mentre vediamo Maradona che sta per battere questo calcio di punizione per il Napoli. Ancora tempo che si perde per la disposizione della barriera davanti a Maradona che sta per battere questo calcio di punizione. Molto insidioso, come vedete a pochissima distanza dal limite, siamo ai 17 metri, 18 dalla linea di porta. Maradona sulla palla, posizione di tiro in porta e gol. Gol di Maradona, 26 minuti e mezzo, sbloccato il risultato ed è stato naturalmente Maradona con una delle sue invenzioni che ha saputo sbloccare il risultato dopo che il Napoli più volte aveva sfiorato il gol, fallito in maniera anche clamorosa, palo di Bagni, traversa di Bagni e occasione di Carnevale, il gol è arrivato naturalmente sull'invenzione di Maradona, un calcio di punizione direttamente in porta. Napoli 1, Empoli 0 dunque, con il gol di Diego Armando Maradona. Per Maradona si tratta del quinto gol stagionale, quinto gol personale di Maradona in una classifica dei marcatori che è dominata dall'interista Altobelli con 7 gol. Maradona, Bagni, Romano, De Napoli, Ferrario, Romano, può anche finalmente liberare il suo grido il pubblico, 65.000 spettatori presenti nonostante una giornata molto piovosa con tipico clima autunnale, ma è chiaro che l'occasione di vedere per la prima volta al San Paolo il Napoli capo classifica era troppo grossa e nonostante l'avversario non fosse uno di quelli di maggior prestigio, è chiaro che l'occasione era d'oro. Ancora il portiere Drago, sul solito calcio di punizione che si supera deviando in calcio d'angolo, del quinto calcio d'angolo per il Napoli. Batte Maradona questo angolo, radentissimo, ancora il portiere Drago, poi ancora Drago si supera con questo gran tiro di De Napoli. Sulla respinta di Drago, De Napoli a volo aveva battuto da fuori area e ancora il portiere dell'Empoli è riuscito a deviare splendidamente in calcio d'angolo. Sesto angolo in favore del Napoli, ancora inquadrato Nando De Napoli che ha tirato a botta sicura. Ferrario e Renica avanzano per questo calcio di angolo che finisce sul fondo. È una partita finora a senso unico, quasi mezz'ora di gioco, un terzo della gara, con il Napoli che ha letteralmente dominato, l'Empoli soltanto alla ricerca di limitare i danni, ma la situazione
è ormai chiaramente indirizzata con un predominio massiccio da parte della squadra napoletana, che però ha soltanto un gol, e c'è voluta la solita invenzione di Maradona per ottenere il vantaggio. Bravissimo il portiere Drago, che si è superato in almeno 3 interventi. Ferrario, De Napoli, Renica, Bagni, vedete Ekström che ha chiaramente difficoltà a entrare in questa partita, che non viene giocata assolutamente d'attacco da parte dell'Empoli, ma è soltanto una difesa affannosa e bassa, un tentativo di limitare i danni. Ecco comunque proprio Ekström supera un avversario che è Bagni, poi il secondo riesce a fermarlo, era addirittura Ferrara che si era spinto in avanti, poi Bagni indietro a Renica, Ferrario e Renica sono i due liberi, nel senso che si trovano come ultimi due puntelli difensivi delle Napoli, uno dei due si sgancia potendo godere di massima libertà data la posizione tutta rattrappita in difesa della squadra empolese. Romano, Urbano, Della Monica cerca di scattare Mazzarri, ma il passaggio di Della Monica a Mazzarri non arriva. In Serie B Lazio in vantaggio sul Taranto per 1-0, gol di testa del difensore Gregucci, Lazio 1, Taranto 0. Tentativo di azione offensiva dell'Empoli, palla che Ferrara devia in fallo laterale. Rimette in azione Ferrara. Palla controllata dallo stopper Picano nei confronti di Giordano. Ed è il settimo angolo per il Napoli. Esce Drago, riesce a allontanare la palla, poi Ferrario mette fuori. Rinvio del portiere Drago, riprende il Napoli con Romano. De Napoli, viene in avanti Bagni, Giordano, che è una spinta di Giordano nei confronti di Brambati. E poi c'è questo disimpegno di Cotroneo. Bagni, Romano, Maradona, De Napoli, tutta la squadra dell'Empoli in fase di contenimento, c'è un fallo di Maradona.
vedete le immagini dei 65.000 spettatori che sono presenti al San Paolo per festeggiare. In pratica oggi viene festeggiata la vittoria di 15 giorni fa a Torino sulla Juventus, che ha proiettato il Napoli al primo posto della classifica. Bagni precede il possibile intervento di Ekström, verso il quale era lanciato questo pallone. Su Ekström gioca Ferrara, numero 3 del Napoli. Poi in pratica gli altri difensori napoletani sono quasi tutti liberi, quantomeno nella propria metà campo, perché i loro avversari più o meno diretti si trovano quasi sempre asserragliati nella propria metà campo, quindi lontano dalla zona in cui agiscono i giocatori del Napoli della difesa. La rimessa in gioco di Drago, sicuramente il migliore fra i giocatori dell'Empoli. Mazzarri, scambio con Urbano, ancora azione di Mazzarri, su di lui è intervenuto Ferrario. L'arbitro ha segnato il calcio di punizione all'Empoli per il fallo di Ferrario su Mazzarri, quindi vediamo Della Monica che sta per battere il calcio di punizione in favore della formazione toscana, che sta disputando il suo primo campionato di Serie A, promossa lo scorso anno. Per la prima volta si affolla l'area di rigore del Napoli, finora rimasta sempre assolutamente vuota. Ecco Della Monica che sta per battere la punizione. Colpo di testa di Maradona direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco di Salvadori. Cotroneo. C'è a terra Vertola, difensore dell'Empoli. L'Empoli che cerca di concludere il primo tempo non completamente asserragliata nella sua area di rigore come è stato finora. Raggiunto il gol, il Napoli ha un tantino rallentato la sua pressione, che era stata massiccia, dirompente in tutta la prima mezz'ora. Terzo gol del Genoa con Marulla, Genoa 3 Modena 0, mentre vediamo Ferrario che sblocca questa situazione deviando in calcio d'angolo del primo angolo in favore dell'Empoli. 7-1 il conto dei corner, naturalmente in favore del Napoli. Batte Urbano l'angolo e ancora calcio d'angolo su Della Monica, altro intervento dei difensori napoletani. Per la precisione era Salvatore Bagni. E secondo angolo per l'Empoli, batte Della Monica, Ekström tocca di testa, allontana la difesa del Napoli, riprende Picano, ha paura del pressing napoletano e quindi appoggia indietro il portiere Brambati. C'è un fallo su Ferrario, quindi calcio di punizione in favore del Napoli, battuto da Bruscolotti. Rimessa in gioco di Bagni, mentre Verona in vantaggio sull'Ascoli, ha segnato Verza. Verona 1, Ascoli 0, gol di Verza. Nell'Ascoli c'è il debutto
in panchina di Ilario Castagnier, mentre c'è questo gran tiro di De Napoli che finisce alto sulla traversa, dalla stessa posizione dalla quale qualche minuto fa De Napoli aveva cercato lo specchio della porta, con palla, ricorderete, deviata splendidamente in angolo da Drago. Minuti e mezzo del primo tempo, Napoli 1 Empoli 0, gol di Maradona sul calcio di punizione dopo 26 minuti e mezzo. Salta Bagni, Urbano, senza l'affondo De Napoli, a terra De Napoli, ancora una interruzione di gioco, De Napoli a terra ancora, si tiene un ginocchio, aspetta un intervento. Si riprende con il calcio di punizione in favore del Napoli, c'è Maradona sulla palla anche in questa occasione. Piovente in aria, esce il portiere Drago, riprende Bagni, si gira molto bene, diagonale che finisce a terra. Buon controllo da parte del mediano anche della nazionale, Salvatore Bagni. Bagni e De Napoli sono due centrocampisti titolari nella nuova nazionale di Arsenio Vicini. Berto Ekström, intervento su Ekström da parte di Ferrara, Ferrara che invece è un titolare dell'Under 21. C'è il fallo del napoletano sullo svedese, quindi calcio di punizione, tanto finale primo tempo a Torino, anzi a Brescia, Brescia e Torino 0-0. 42 minuti e mezzo. Calcio di punizione per l'Empoli, salto di testa da parte di Salvadori che devia, buona posizione, devia fuori, è l'unica occasione in cui l'Empoli ha costruito una possibilità di palla gol con questo calcio di punizione, sul quale si è inserito molto bene Salvatori e ha col girato di testa fuori. Finale primo tempo a Firenze, Fiorentina e Roma 1-1, gol di Diaz e di Prusso. La partita di Napoli è cominciata invece in ritardo rispetto alle altre, un ritardo di almeno 3 o 4 minuti, quindi man mano le altre partite si esauriscono e il Napoli invece deve ancora proseguire il suo incontro. Ecco che si riprende dopo un leggero infortunio un difensore del Napoli, Garella serve Renica. Bagni, Romano, finale primo tempo a Messina, Messina e Pisa 0-0, Triestina e Cagliari 0-0, Bari e Bologna 0-0, Lazio 1, Taranto 0. Mentre c'è questo affondo di Maradona, il cross e la parata di Drago. Inserimento di Renica, Romano lascia Renica. Finale primo tempo, Milan e Avellino 0-0. Esce a vuoto il portiere, Carneoli raddoppia. 45esimo del primo tempo, Carnevale ha raddoppiato per il Napoli, portiere Drago è stato aggirato, era rimasto solo, disperato, e Carnevale che aveva fallito
una mezz'ora prima un'occasione clamorosissima, questa volta ha potuto realizzare un gol ugualmente facile, forse meno facile di quello di prima. Comunque, il raddoppio di Carnevale, 45esimo del primo tempo, Napoli 2, Empoli 0. E il Napoli così si appresta a difendere il suo primato in classifica appena riconquistato. Poggia 1, Cosenza 0 nelle partite inserite nella schedina del Totocalcio della Serie C. Cremonese San Benedettese 1-0. Devo correggere la partita di Campobasso. Intanto vediamo questo attacco dell'Empoli, fuorigioco di Della Monica. Il Campobasso conduce per 1-0 sul Pescara. I risultati, bisogna ribattere il calcio d'angolo in pratica. Il quarto angolo era stato battuto fuori della lunetta, quindi ecco ora la battuta, lo spiovente Ekström di testa fuori. Juventus 1, Atalanta 0, gol di Bonini. Milan e Avellino 0-0, Udinese Sampdoria 0-0, Verona Ascoli 1-0, gol del Verona di Verza. In Serie B Bari Bologna 0-0, Messina Pisa 0-0, Triestina Cagliari 0-0, Campobasso 1, Pescara 0, Cremonese 1, San Benedettese 0, Genoa 3, Modena 0, Lazio 1, Taranto 0, Lecce e Arezzo 0-0, Parma e Catania 0-0, Cesena e Vicenza 0-0. In Serie C inserite queste due partite nella schedina del Totocalcio italiano: Poggia 1, Cosenza 0, Valdiano 1, Lodigiani 0. 2 minuti e 45 secondi di gioco nella ripresa. Napoli in vantaggio per 2-0 sull'Empoli al San Paolo. De Napoli mette al centro, rimette fuori area Brambati, palla in fallo laterale. 65.000 spettatori, giornata piovosa come in quasi tutta l'Italia. Seguiamo questo bel numero, il palleggio di Maradona, poi però non trova collaborazione e appoggia un pallone che finisce fuori invece che ad un compagno, come pensava di dover fare, di poter fare Maradona. Mazzarri verso Cotroneo, ancora Maradona in azione, Bagni, che ha colpito una traversa sul punteggio di 0-0 ancora nel primo tempo. Maradona che ha sbloccato invece il risultato. Con un calcio di punizione. Picano. Renica. Pochissimi problemi, quasi niente lavoro per la difesa del Napoli. Il portiere Garella praticamente non ha mai dovuto intervenire per parare qualche tiro. Ferrario, Giordano, Romano, lo ferma Cotroneo, poi su Cotroneo c'è un fallo irregolare da parte di De Napoli. Dicevo del maltempo, piove in quasi tutti i campi di A e B. Addirittura a Firenze si gioca con i riflettori accesi, come se fosse una notturna, per la scarsissima visibilità dovuta alle nuvole basse. Ecco Renica, effettua il suo rilancio verso Ekström. C'è un fallo sullo svedese, calcio di punizione battuto da Cotroneo. Urbano. Bagni vince il tackle. Ecco Carnevale, autore del secondo gol del Napoli. Milan in vantaggio a San Siro sull'Avellino con un gol del solito Virdis. Milan 1, Avellino 0, gol di Pietro Paolo
Virdis per Virdis, si tratta del quinto gol stagionale, così come il quinto gol è stato quello di Maradona. Classifica dei cannonieri sempre guidata dall'interista Altobelli. Nella parte alta della classifica dei marcatori hanno segnato dunque Maradona e Virdis, entrambi sono passati dal quarto al quinto gol di questa stagione. Interruzione a Napoli per l'infortunio a De Napoli. Intanto a Trieste, Triestino in vantaggio con un gol di Bagnato, Triestina 1, Cagliari 0. Serie B, Triestina 1, Cagliari 0. E sempre interruzione per l'infortunio a De Napoli. In panchina l'allenatore Bianchi ha portato il secondo portiere Fusco, Volpecina, Sola, Caffarelli e Muro. Ma vediamo che il Napoli vuole evitare la sostituzione e cerca di recuperare il giocatore infortunato. Ormai si è perso oltre un minuto, sicuramente questo è un vizio deleterio del calcio italiano. De Napoli zoppica visibilmente. Batterennica il calcio di punizione verso Carnevale, su Carnevale c'è Vertova in questo momento, palla per Romano, bello spunto di Romano, il cross, colpo di testa da parte di Gelain, riprende Ferrario, Maradona, Ferrario, una serie di rimpalli, favorisce poi il disimpegno difensivo dei giocatori dell'Empoli, ma Maradona va a disturbare Mazzarri che cercava di replicare, una specie di contropiede per l'Empoli, battuta la punizione comunque in favore dell'Empoli, mentre c'è De Napoli che è sempre fuori, palla che viene fermata prima da Ferrario, poi da Renica, quindi Bagni, imposta per Romano, per Carnevale, Romano è al centro, mentre Bagni cerca l'affondo come ala, di fronte a lui c'è Urbano, serve indietro Bagni verso Renica, Ferrara, Ferrario, De Napoli che è rientrato, zoppica ancora, comunque è in campo, Romano, Vertova per Brambati, affondo dell'Empoli, è la prima azione di attacco empolese di una certa consistenza ed è il primo intervento di Garella, non è una vera e propria parata, comunque è un intervento di Garella su una palla del resto che era stata deviata da un suo compagno di squadra, per la precisione da Renica. Romano, Bagni, ancora pioggia sul San Paolo, riprende a piovere con una certa consistenza, è piovuto molto, un vero e proprio acquazzone nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo. Bagni ha deviato in fallo laterale. Ed ecco il cambio. Entra Sola, numero 14, ed esce De Napoli che zoppica. Nono minuto e mezzo, entra per il Napoli Sola. Ecco in azione Mazzarri, buon lavoro da parte di Salvadori, poi però non riesce ad effettuare il cross. Carnevale tenta l'affondo puntando verso l'area di rigore, viene fermato irregolarmente da Gelain, calcio di punizione in favore
del Napoli. Anche a Como si gioca con la luce artificiale per la visibilità che era piombata quasi a zero per le nuvole e per il tempo piovoso. Maradona sulla palla, aveva segnato il gol da quella posizione e ci riprova ancora, questa volta la traiettoria è fuori dello specchio della porta. Al 26esimo del primo tempo Maradona con una punizione da quella distanza aveva centrato il secondo palo, l'angolo sul secondo palo, battendo per la prima volta Drago, superato poi al 45esimo da Carnevale che lo ha girato in contropiede. E questo è il punteggio di 2-0, appunto fissato dai due gol che vi ho ricordato. Mentre siamo all'undicesimo minuto e mezzo del secondo tempo al San Paolo di Napoli, per la decima giornata del campionato di Serie A. Picano, Gelain, Della Monica, Mazzarri ancora verso Della Monica, c'è un intervento di Bagni giudicato irregolare e c'è il calcio di punizione in favore dell'Empoli. L'Empoli un po' più disinvolto in questo secondo tempo, il Napoli ha smesso di premere con quella insistenza che aveva caratterizzato tutto il primo tempo e nella ripresa il Napoli ha subito tre calci d'angolo, ecco il terzo e ora diventa il quarto. Sette a quattro il conto dei corner, di cui 7-6 anzi, di cui 4, ed ecco ancora un colpo di testa di Mazzarri insidioso con Maradona che come vedete è costretto a fare il difensore. Napoli che ha spinto molto nel primo tempo e ha frenato notevolmente nel secondo tempo e ne ha approfittato l'Empoli per diventare un pochino più intraprendente in avanti. Maradona, Giordano, che oggi gioca la sua 200ª partita in Serie A. Sola, che ha sostituito l'infortunato De Napoli, verso Romano, poi la respinta di Drago che lascia la porta vuota, la puntata tentata da Maradona, il pallone deviato in fallo laterale, rimessa in gioco empolese. Della Monica, c'è un fallo su Della Monica, Ferrara precede Ekström, Romano, Maradona, pallone recuperato dagli empolesi sulla tre quarti che tentano ancora questa azione offensiva. Bruscolotti anticipa Mazzarri, possibilità di riproporre ancora il cross, Sola di testa mette fuori area, Maradona a Bagni. Rosario Lobello che dirige l'incontro con la collaborazione dei giudici di linea Morgante e Rancone, ha ammonito un paio di giocatori dell'Empoli nel primo tempo, mentre l'Empoli sta adesso effettuando un cambio per mandare in campo probabilmente Baiano. Con il numero 15.
mentre il Napoli ha battuto con Renica e calcio di punizione, colpo di testa di Carnevale verso Maradona, preceduto da Picano, riprende ancora Bagni, poi però arriva Cotroneo a sbloccare questa situazione e a servire indietro il portiere Drago. Ferrario, Renica, Maradona, Maradona supera un avversario in area di rigore, il cross, colpo di testa di Brambati che mette in calcio d'angolo ed è l'ottavo angolo per il Napoli. In Serie C, Valdiano 2, Lodigiani 0. Mentre vediamo il calcio d'angolo che Napoli sta per battere con Diego Armando Maradona al 16° minuto e 40. Intanto a Brescia, il Brescia in vantaggio sul Torino. Ecco l'angolo, la parata tranquilla di Drago. Insegue il pallone Sola, attaccato da Mazzarri. Sola disimpegna lontano verso il proprio portiere Garella. Romano. Bagni, Drago. Il gol del Brescia è di Turchetta, quindi punteggio Brescia 1, Torino 0. Cotroneo preso un po' in contropiede, poi c'è lo scontro di spalla con Sola, la rimessa in gioco dello stesso Sola. Sempre rimessa in gioco di Sola, Maradona, Renica, Drago, Picano. Ecco in azione Brambati, il suo rinvio lungo a cercare Ekström molto solo, Ekström quindi ingiudicabile lo svedese, che è sicuramente uno dei migliori calciatori europei del momento, ma in una partita tatticamente così sacrificata, un tanto c'è un bel colpo di tacco di Maradona a liberare Ferrara, intervento da parte di Picano che anticipa Ferrara e lo ferma, ecco in azione Urbano. Dicevo della partita che è tatticamente difficile per Ekström, Baiano, scambio ancora Urbano-Baiano, fermato nuovamente Baiano da Bagni, Baiano ha preso il posto di Salvadori qualche minuto fa, Romano, Carnevale, Maradona, ottimo spunto ancora di Maradona, resiste un paio di cariche, entra in area di rigore, il pallone crossato verso Giordano, ma c'è l'uscita del portiere Drago e poi l'intervento di Brambati, Brambati che anticipa Giordano, mentre usciva il portiere Drago davanti al pericoloso cross di Maradona verso Giordano, preceduto da Brambati, numero 4, che ha messo in fallo laterale, rimessa in gioco napoletana. Venti minuti di gioco nella ripresa, nono angolo per il Napoli dopo un tentativo di reazione da parte dell'Empoli. Napoli sta riprendendo in mano il controllo della partita, non è più così asfissiante come era stato nel primo tempo, ma è chiaro che il Napoli vuole riassumere il controllo dell'incontro, evitare rischi,
e ristabilire la supremazia anche territoriale, respingendo l'Empoli nella sua metà campo. Molto tempo perso in queste operazioni di recupero di palla, di calci di punizione, gioco giocato sicuramente inferiore a quello che sarebbe lecito attendersi. Sola lascia Renica. Sola non trattiene la palla in campo, gli scivola anche Viscida. Fallo laterale, rimessa in gioco di Mazzarri, ancora Mazzarri per Cotroneo. Vertova, ancora verso Vertova. Ecco Urbano. Intanto a Brescia, il Brescia ha raddoppiato con Bonometti e la Fiorentina in vantaggio con Berti. Fiorentina 2, Roma 1, ha segnato Berti. Brescia 2, Torino 0, ha segnato Bonometti. Brescia che ha raddoppiato sul Torino, Fiorentina che è ritornata in vantaggio sulla Roma. Al 22esimo minuto e mezzo, Napoli in vantaggio sull'Empoli per 2-0. Gol di Maradona e Carnevale nel primo tempo, un cross insidioso, mancato dal portiere Drago e arriva il gol di Carnevale. Secondo gol di Carnevale, terza rete del Napoli, 22 minuti e mezzo, ha segnato ancora Carnevale di testa sul cross di Giordano da destra. L'intervento del portiere Drago, l'uscita del portiere Drago a vuoto. E Carnevale era pronto al colpire di testa a porta praticamente vuota. Napoli 3, Empoli 0. Napoli sempre più leader della classifica, una classifica che alle sue spalle si va accorciando. Il pareggio dell'Inter, la sconfitta della Roma stanno allungando la classifica a beneficio del Napoli, che è in fuga, inseguito comunque dalla Juventus, che è l'unica delle tre inseguitrici che sta vincendo 1-0 sull'Atalanta con un gol di Bonini nel primo tempo. Va via o tenta di farlo Mazzarri, fermato irregolarmente. Calcio di punizione sulla tre quarti in favore dell'Empoli. Vediamo Della Monica sulla palla. Ecco la palla battuta verso Brambati, tira, perde la palla Garella, recupera Sola. Intanto a San Siro il Milan ha raddoppiato con Hatley. Milan 2, Avellino 0, gol di Hatley, mentre Sola protegge l'uscita di Garella. Sola, Maradona, il rinvio di Garella mentre piove con maggiore intensità adesso. Carnevale, l'autore degli ultimi due gol, su di lui c'è Vertova. Bagni, Bruscolotti, palla recuperata dall'Empoli, Mazzarri, Ferrara, indietro verso il portiere Garella che impedisce il disturbo di Ekström.
rilancio lunghissimo di Romano verso Maradona. Napoli con Maradona sta per battere il decimo angolo in favore del Napoli. In Serie B Cesena 2, Vicenza 0, gol di Bordin e Simonini. Cesena 2, Vicenza 0 in Serie B. Ecco in azione Romano. Ancora la palla appoggiata a Romano. Ferrario a Sola. Ferrario che si è spinto in avanti, ancora Sola. Palla che sta per schizzare in calcio d'angolo, viene evitato l'angolo. Bagni. Palla che schizza ancora in fallo laterale, 27 minuti nella ripresa, il terzo gol di Carnevale ha tranquillizzato ormai definitivamente il pubblico napoletano. Visibilità sempre più problematica, mentre c'è questa discesa di Gelain, Ekström. Su di lui c'è Ferrara. Continuamente perdite di tempo, come vedete, anche se ormai la cosa interessa relativamente, perché l'Empoli non ha ambizione di recuperare, il Napoli non ha bisogno di affondare, quindi ecco che c'è un altro cambio ed entra Calonaci per l'Empoli. Cotroneo. Della Monica. La rimessa in gioco di Cotroneo. Si gioca sulla zona della bandierina del calcio d'angolo, ma chiaramente la partita ha vissuto le sue fasi più interessanti nel primo tempo, quando il Napoli doveva cercare il gol e lo ha cercato con un'azione travolgente che non si è arrestata fino a che Maradona ha centrato la prima rete. Poi c'è stata una fase abbastanza interessante di equilibrio all'inizio del secondo tempo, vediamo ancora in attacco l'Empoli con questo tiro di Della Monica che Garella devia in calcio d'angolo, del settimo angolo per il Napoli. Per l'Empoli 10-7 il conto dei corner. Ancora Baiano. L'appoggio per Della Monica. Della Monica non riesce ad andare al cross perché Ferrario devia ancora in calcio d'angolo, ottavo angolo per l'Empoli. Ecco un pericoloso tiro che va fuori da parte di Urbano. All'Olimpico Lazio 2, Taranto 1, aveva pareggiato De Vitis e ha riportato in vantaggio la Lazio Poli, quindi punteggio Lazio 2, Taranto 1, mentre l'Empoli batte il nono calcio d'angolo. Rasoterra,
ancora questo cross in area con deviazioni ancora oltre il fondo. Sola. Intanto nel big match di Serie B il Pisa è in vantaggio con Bernazzani a Messina. Il Messina, che era primo in classifica, sta perdendo in casa contro il Pisa, ha segnato Bernazzani. Messina 0, Pisa 1, mentre non riesce ad andare via Gelain. Trentaduesimo minuto del secondo tempo, Napoli 3, Empoli 0. Mazzarri, Della Monica. Ferrario. Bagni, Baiano recupera bene su Bagni e mette in azione Urbano. Viene avanti l'Empoli, che ci ha effettuato le sue due sostituzioni, tutte nella ripresa, con Baiano al posto di Salvadori e Carboni al posto di Picano. Carboni è entrato con il 14, lo vedete nel teleschermo. Baiano, lancio verso l'area di rigore, mentre vedete significativa questa inquadratura in cui si vede la violenza della pioggia che si sta abbattendo sullo stadio San Paolo. Renica, Renica, Ferrario, Sola. Meno di un quarto d'ora alla conclusione, il Napoli, palla che colpisce la bandierina, vedete questa selva di ombrelli. In Serie B Lecce 1 Arezzo 0, ha segnato Mastalli. Lecce 1 Arezzo 0. Intanto a Messina, il Messina ha pareggiato con un gol di Catalano, quindi Messina Pisa 1-1, gol di Bernazzani, pareggio di Catalano, 1-1 nel finale. E Napoli che va ancora al gol con Bagni. 34esimo minuto del secondo tempo, quarto gol del Napoli con Salvatore Bagni. È il risultato che ora sta assumendo proporzioni notevoli, ma direi proporzioni legittime per quanto si è visto. Intanto ha raddoppiato anche la Juventus con Mauro, dunque Juventus 2 Atalanta 0, proprio mentre Bagni segnava il quarto gol del Napoli. Napoli 4 Empoli 0. Ecco in azione Cotroneo, fallo su Baiano da parte di Bruscolotti. Carbone,
Carboni è il numero 14 appena entrato, l'ultimo giocatore entrato in campo. Baiano rimette in gioco verso Cotroneo, ancora Baiano, vince un tackle su Maradona, poi però Giordano in agguato, ruba bene il pallone, bello spunto di Giordano, fermato da Brambati in fallo laterale. Urbano. Fermata da Bagni questa azione tentata da Mazzarri. Ha raddoppiato la Triestina con De Falco, Triestina 2, Cagliari 0. Ha raddoppiato De Falco per la Triestina. Ecco che entra anche Muro e quindi si completano le sostituzioni. Il Verona ha raddoppiato con De Agostini, Verona 2, Ascoli 0, ha segnato De Agostini per il Verona che conduce per 2-0 sull'Ascoli, non è stato... quindi fortunato l'esordio di Castagnier. Tanto vediamo il decimo angolo dell'Empoli che così ha pareggiato il numero dei corner. Curiosamente i corner sono ora in parità 4-4, 10-10, ma il punteggio è di 4-0 per il Napoli che ha sostituito Giordano, come avete visto pochi minuti fa, con Muro. Muro è entrato col numero 16 al posto di Bruno Giordano che ha così celebrato con questa vittoria nettissima il suo 200° incontro disputato in Serie A. Maradona di testa verso Sola, passaggio arretrato a Drago, Brambati, Urbano, Ekström, arriva Sola a togliere la palla allo svedese. Bagni, autore del quarto gol, intanto c'è ancora uno scadimento della visibilità, diventa difficilissimo seguire il gioco con queste condizioni atmosferiche veramente proibitive. Muro alle prese con Vertova, Ciro Muro tornato al Napoli quest'anno, è un prodotto del vivaio napoletano, ha giocato lo scorso anno nel Pisa. Si batte il calcio di punizione per il fallo subito da Muro e Maradona sulla palla. Direttamente verso la porta lo spiovente di Maradona che non può essere toccato da nessuno dei propri compagni, finisce fuori, 39° minuto e 40 secondi. Quando Maradona ha calciato direttamente fuori questo tiro di punizione, punteggio di 4-0 in favore del Napoli, si gioca nel secondo tempo, decima giornata del campionato di Serie A, una giornata che sta vedendo il Napoli difendere per la prima volta il suo ruolo di primo della classifica e lo sta facendo nella maniera migliore. L'unica squadra che tiene il passo del Napoli è proprio quella Juventus che il Napoli aveva battuto 15 giorni fa a Torino, è l'unica delle inseguitrici che vince. L'Inter sta pareggiando a Como, la Roma sta perdendo a Firenze, si rifà sotto il Milan che però in settimana aveva perso per 3-0 nel recupero con la Sampdoria,
e ora sta vincendo con l'Avellino, si rifà sotto anche il Verona, che però hanno già 4 punti di ritardo dalla formazione di testa del Napoli. 40 minuti e 50 secondi al San Paolo, 4-0 del Napoli nei confronti dell'Empoli. Empoli che viene avanti con Cotroneo. Ha accorciato le distanze l'Ascoli con Iachini, Verona 2, Ascoli 1, mentre vediamo Ekström che non riesce a concludere questa azione. Verona 2, Ascoli 1, ha segnato Iachini per l'Ascoli. Ferrario. Finale a Como, Como e Inter 1-1, quindi il Como resta l'unica squadra di Serie A imbattuta insieme al Napoli. Como non ha mai perso, va a 12 punti, l'Inter sale a 13 punti, perdendo quindi un punto nei confronti del Napoli che sta vincendo per 4-0 qui al San Paolo nei confronti dell'Empoli, l'Empoli che manovra con Della Monica, ormai si aspetta soltanto la conclusione dell'incontro. Garella con calma recupera la palla per effettuare il rinvio. Romano. Urbano. Sulla rimessa in gioco messo in movimento Baiano. Parma 1 Catania 0 in Serie B, gol di Bortolazzi. Parma 1 Catania 0. Finale a Torino, Juventus batte Atalanta 2-0. Finale a Brescia, Brescia batte Torino 2-0. Quindi il Torino resta a 9, il Brescia sale a 6. La Juventus sale a 14. E l'Atalanta naturalmente resta a 5. Al penultimo posto della classifica, l'Atalanta è così penultima. 43 minuti e mezzo, finale anche a San Siro, Milan batte Avellino 2-0, il Milan torna ad andare avanti, 12 punti per il Milan mentre l'Avellino resta a 9 punti, tanto abbiamo visto il portiere Drago che ha fermato questa azione del Napoli. Ultimissime battute, 44 minuti e 15 secondi. Napoli in vantaggio per 4-0 sull'Empoli. Pioggia dirotto. Vediamo Bruscolotti. Finale a Verona, Verona batte Ascoli 2-1, quindi il Verona sale in classifica, quota 12. E l'Ascoli resta a 6 punti. Vedete le immagini significative della pioggia che è ormai diventata un diluvio. Sola tocca indietro a Garella e dovrebbe essere questo l'ultimo episodio, così è infatti. A Napoli, il Napoli ha battuto l'Empoli per 4-0, gol di Maradona nel primo tempo su punizione al 26esimo, raddoppio di Carnevale al 45esimo, nella ripresa colpo di testa in gol di Carnevale.